Ciao a tutte e benvenute nel mio nuovo canale. Io sono Roberta e sono mamma di due bimbi, Gabriel 2 anni e mezzo e Manuel 3 mesi. Oggi vi parlo di un elettrodomestico che mi ha cambiato completamente il modo di fare le pulizie. Si chiama Xiaomi Dream V10. Vi mostro subito quello di cui parlavo. Allora, si presenta così. Si presenta così. Ed è molto 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 simile al Dyson ed è soprattutto a pari di prestazioni. Si schiaccia sempre il pulsantino qua sotto per accendere. Questo adesso è messo a modalità massima, vi posso sentire la modalità media e la minima. È molto silenzioso come aspirapolvere ed è composto da diversi accessori. Questa è una spazzolina che io utilizzo soprattutto per materassi, per ad esempio fare le lenzuola del bambino che perde un sacco di capelli, del più piccolo, perché ovviamente sta facendo il cambio di capelli. E questa qua io la passo sul lenzuolo, sul lettino. E viene via tutto, ma a modalità anche minima. Io utilizzo pochissimo la modalità massima. Questo è l'altro accessorio, che la cosa bella è che è sensibile e quindi si può regolare in questo modo anche. Qua c'è la parte più dura e qua c'è la parte con le setole, quindi se bisogna arrivare a qualche zona difficilmente raggiungibile, questo ci arriva. Poi ce n'è un altro che è questo qui, anche questo ha la parte più dura, un pochino più piccola, e c'è la parte pochino più lunga come più vicino per arrivare sempre nelle zone difficoltose e sempre con le setoline. Si cambiano facilissimamente, vi faccio vedere. E così si stacca. Si apre come Dyson, quindi c'è questo, adesso c'è un po' di sporcizia, però si apre così, c'è il segno dell'immondizia qua e si apre e raccoglie veramente l'impossibile. Volevo farvi vedere che ho raccolto dei pezzi di grissini, non so se si vedono, ma adesso ve lo farò vedere mettendone un pezzo per terra. Come raccoglie in fretta, raccoglie meglio del Dyson, perché mia mamma ha il Dyson V11 e ad esempio non raccoglie pezzi così grossi. Questo qua raccoglie la pasta, e ad esempio mio figlio butta per terra pasta, grissini, di tutto. Passi e questo qua lo raccoglie anche in modalità media. Modalità massima ancora meglio. Adesso vi faccio vedere dove si posiziona, perché questo ha la sua base. Io ad esempio lo metto qua ed è semplicissimo, si aggancia così. Oh, adesso mi sono portata via anche l'altra aspirapolvere e si mette così. Io stacco i pezzi, ok? E li vado a posizionare nella base. Vado ad agganciare anche gli altri pezzi, così sta tutto bello in ordine. Qua si ricarica, quindi io quando lo prendo sempre bello carico ed è tutto in ordine, tutto qui a portata di mano. Io lo tengo qua ad esempio in un armadio a muro, quindi è comodissimo da mettere ovunque. È straconsigliato questo aspirapolvere, ripeto, è a pari prestazione del Dyson e costa un terzo del Dyson, perché questo qua costa, mi sembra, 200, l'ho pagato 240 euro e veramente lo ricomprerei altre 1000 volte. Adesso vi faccio vedere subito come aspira i grissini, ad esempio da terra. Adesso vi faccio vedere che è messo in modalità 2. Ok,
e la frase. E questo in modalità 2. Spero che questo video vi sia stato utile, se sì, iscrivetevi al canale e alla prossima!